Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, altro ordine da Ecco Verde, quindi altro video haul. Ho approfittato dello sconto del 10% che ho trovato sull'app È Verde, che c'è per tutto il mese di luglio, insomma. E quindi ho fatto questo ordine su Ecco Verde perché mi servivano diverse cose. Allora, vi faccio vedere subito. Questo non è per me, è per una mia amica. Io l'ho consigliato perché a me è piaciuto molto in passato e conto di riacquistarlo per quest'inverno, sicuramente quando terminerò quelli che ho in uso. Il latte tonico bifasico di Bioficina Toscana. Questo io lo utilizzo solo esclusivamente per la zona degli occhi. Per il viso no, contenendo oli, insomma, per il mio tipo di pelle non va bene. Quindi io l'ho consigliato perché a me è piaciuto tantissimo e sicuramente lo riprenderò. Allora, questo l'ho pagato 14,29 €. Io ovviamente vi dico i prezzi originali, poi dopo al totale è stato applicato il 10% di sconto. Poi ho voluto prendere, dopo aver provato il campioncino e essermi innamorata, questo bagno doccia di Mater Natura al bergamotto tonificante. Questo l'ho pagato 10,89 €, è da 500 ml. Io in passato avevo provato quello alla malva che anche mi era piaciuto tantissimo. Poi ho provato un campioncino di questo qui, me ne sono innamorata. Poi, visto e considerato che le mie scorte di gel doccia che avevo stanno per terminare, visto e considerato che d'estate le docce se ne fanno sempre in grandi quantità. Poi ho riacquistato la mia lozione, scusate, lozione di Veleda a rosmarino per i capelli rinforzante. L'ho riacquistata perché oltre a me la sta usando anche mio marito e mia madre, quindi ne facciamo veramente un grandissimo uso e termina davvero molto molto in fretta. Poi ho voluto riacquistare l'olio anticellulite alle 10 erbe di Cadì, 9,99 € da 100 ml. Questo l'ho riacquistato perché l'avevo già preso in passato, mi sembra, anche un paio di volte. Però questo non lo utilizzerò subito, adesso voglio terminare la mia scorta che ho di oli, quelli di Sea & Nature, quello alla betulla. E poi quest'inverno utilizzerò quest'olio, perché quest'olio mi piace un pochino di più, anche per l'odore un po' speziato che ha sulla pelle. E mi piace massaggiarlo bene, mentre lo si massaggia sprigiona una sensazione di calore, ma non è un'iperemia, diciamo, non è un calore che rimane, che dà fastidio, soprattutto per chi ha capillari, perché io ho capillari e mi dà assolutamente fastidio. Però è proprio riscaldante come olio, mi piace fare un massaggio prolungato, quindi lo lascio a quando farà un pochino più fresco, visto e considerato che adesso è molto molto caldo, quindi di mettermi a massaggiare energicamente le mie cosce, insomma, no, anche no, insomma, non è possibile con questo caldo. Poi, dato che parliamo di anticellulite, ho voluto provare questo fango rosso spray senza focus, eccolo qua, di Beba, che è un brand che sta su Ecco Verde, che è da tanto che lo punto, insomma, adesso ho voluto provare. Questo l'ho pagato, questo è da 250 ml, l'ho pagato 28,34 €. L'ho acquistato più che altro perché, allora, io adesso sto utilizzando il fango di Alchimilla, che è molto 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 buono, però c'è una pausa di 30 minuti, quindi non sempre ho tempo. Questo è un fango spray che voi dovete spruzzare, anche molto liquido, vedete? Molto 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 liquido, cioè ci sarà sicuramente da miscelarlo. Voi lo spruzzate sulle zone interessate, tempo che si asciughi, 5-10 minuti massimo, e poi si sciacqua. E cioè sarebbe meglio utilizzarlo anche tutti i giorni, ma comunque sia si può utilizzare tutti i giorni, perché 5-10 minuti sono molto veloci, insomma, sono pratici, e quindi scusate, voglio vedere come sarà questo fango. Soprattutto, ecco, mi ha incuriosito il fatto della praticità. Loro mi hanno mandato anche un altro spruzzino, non so perché, forse perché dopo un po' si attappa, non lo so, vabbè, comunque fa sempre molto piacere. Poi, cosa ho preso per il mio marito hipster? Ho preso questo pettine di Cose della Natura per la barba. È da tanto che mi dice: comprami un pettine per la barba adatto, fatto bene, e io ho voluto prendere questo, che si chiama proprio Musti, il pettine hipster. Questo l'ho pagato 7,99 €. Poi, siccome, ragazzi, la settimana scorsa mi sono fatta due tatuaggi, e a settembre conto di fare il quinto tatuaggio,
ho comprato due prodotti, dato che dovevo comprare insomma un detergente neutro per il tatuaggio. Sono andata a vedere su Ecoverde, sulla sezione tatuaggi, ho sbirciato e c'era questo shower gel di Eco Cosmetics Tattoo, proprio adatto per i tatuaggi. Ho letto che ha un'azione antisettica, che quindi non favorisce la proliferazione di batteri, vabbè, è un detergente, niente di che. Però, dato che mi sono fatta questi tatuaggi, sono sempre molto precisa per la cura, sono sempre molto diligente, ho voluto comprare un prodotto apposito, anche perché li ho fatti entrambi, uno dietro al polpaccio, uno sulla caviglia. Quindi, mentre faccio la doccia, poi il mio bagnoschiuma va lì, diciamo, su quella zona. Allora ho voluto proprio prendere un prodotto apposta, diciamo, specifico per i tatuaggi, quindi in questo periodo utilizzerò questo, poi dopo magari lo fermerò e lo riutilizzerò a settembre quando farò l'altro. E l'ho già iniziato perché questo ordine mi è arrivato la settimana scorsa e il tatuaggio me l'ho fatto anche la settimana scorsa, quindi giovedì scorso l'ho fatto, sì. E quindi per adesso devo dire che è molto delicato, fa poca schiuma, ha una consistenza in gel, vi faccio vedere anche il suo interno invece di farvi vedere la scatola, che comunque è molto molto carina. Allora, tieni, eccolo qui. È una profumazione veramente delicata, quasi, quasi inesistente, proprio molto molto delicato, molto neutro. Per adesso mi sto trovando bene. Insomma, questo l'ho pagato un bel po', però vabbè, per una volta. 9,99€ per 200 ml. Poi ho preso anche la pasta aftercare per il tattoo della linea Good Ink. Questa è proprio una linea che è su Ecoverde, che è da tanto che la guardo, e adesso quando mi faccio il prossimo tatuaggio lo compro, e mi è arrivata un pochino ammaccata qui, però niente di che, insomma, dentro il prodotto è buono. L'unica cosa è che questa ancora non l'ho iniziata ad utilizzare. Allora, questa vi dico qua, 60 ml, 15,99€, non l'ho iniziata ad utilizzare perché il tatuatore, adesso che è estate e si suda molto, mi ha messo uno speciale cerotto trasparente che non fa penetrare né acqua né batteri né niente, e lo devo togliere dopo domani, dopodiché devo iniziare a mettere una crema idratante specifica per il tatuaggio, se riesco ad aprirla, eccolo. Allora, vi faccio vedere com'è, molto molto cremosa, adesso non la vado a toccare con le mani, la prelevo sicuramente con una spatolina. Ha un potere, scusate, un profumo molto balsamico, anche questa è sia molto molto idratante perché è ricca di oli, di burri, però ha anche la calendula, l'olio essenziale di tea tree, di lavanda, e ha anche un'azione antisettica al contempo, insomma. Poi, ho preso un altro prodotto, ragazzi, che è da tanto che mi incuriosiva, dopo aver letto su internet vari utilizzi, benefici, eccetera, eccetera. Non so se voi conoscete il metodo ayurvedico per il lavaggio dei denti, oil pulling. Allora, è un metodo ayurvedico dove ci si lava i denti con dell'olio. Allora, principalmente si può utilizzare l'olio di sesamo spremuto a freddo, però poi sono andata a leggere, per l'appunto, sul blog di Sara, una ragazza che seguo, che ha un blog veramente fatto carino, scrive davvero molto molto bene, e si dovrebbe chiamare Recensioni Cosmetiche il suo blog, e andatelo a vedere, andate a sbirciare perché è veramente fatto tanto tanto bene, recensisce i prodotti in maniera molto molto adeguata, e parlava appunto di questo metodo di pulizia dei denti, e lei ci si era trovata molto molto bene, e lei aveva utilizzato per fare questi sciacqui, diciamo, quest'olio qui della linea Pure Skin Food, che si trova appunto su Ecoverde. Questo viene, allora, questo da 100 ml viene 19,89€, però dura tantissimo, ragazzi, perché allora io tutte le mattine lo utilizzo così, allora appena sveglia a digiuno un cucchiaino di quest'olio e ci faccio degli sciacqui per 10 massimo 15 minuti. Poi vado a buttare via quest'olio, faccio degli sciacqui con acqua calda e anche un pochino di bicarbonato per pulire bene la zona, diciamo, della bocca. Vado a massaggiare con il dito un pochino le gengive,
prendo un cucchiaio e pulisco bene, diciamo, raschio bene la lingua per togliere eventuali residui dell'olio. Dopodiché, faccio colazione e poi mi lavo i denti. Questo è il modo in cui lo utilizzo io. Sono solo 5 giorni, ragazzi, che lo utilizzo. Non so dirvi gli effetti e i benefici, per ora non ho notato granché. Però sul lungo periodo so che aiuta l'organismo, diciamo, a depurarsi, a buttare via le tossine, e contro, diciamo, fa bene anche contro l'assimilazione, scusate, non mi veniva la parola, dei metalli pesanti, insomma, per le scorie in generale, diciamo, del corpo, aiuta a, diciamo, questo olio attira queste scorie che poi durante la notte uno, diciamo, non mi viene la parola oggi, ragazzi, non mi vengono parole, ragazze. Nella notte, diciamo, queste scorie proliferano nella nostra bocca, quest'olio le ingloba e poi dopo, facendo questi sciacqui, le buttate via. Quindi è una sorta di disintossicazione, aumenta il sistema immunitario, mantiene l'alito più fresco, la bocca più pulita, è contro il formarsi, diciamo, sia dei batteri, placca, carie, eccetera, eccetera. Anche per le gengive, e dice che un pochino dovrebbe anche sbiancare i denti. Io ovviamente con 5 giorni non ci ho capito niente ancora, però devo dire che inizialmente ero un pochino scettica perché ho detto: mamma mia, un olio di prima mattina, ma sciacquarsi la bocca. Invece devo dire che questo olio in particolare, io ho utilizzato solo questo, è molto molto gradevole, ha un buon profumo. Poi questo in più contiene, oltre all'olio di sesamo, anche l'olio di calendula, di rosmarino e olio di cumino nero. Ho detto anche Nigella sativa, che a me piace tantissimo come proprietà. In passato l'ho utilizzato tanto, l'olio cumino nero mi è piaciuto tantissimo. Quindi sono molto molto entusiasta di fare questo nuovo trattamento sia per la mia bocca che per una disintossicazione generale. Ecco, vediamo come sarà, poi vi farò sapere. Poi, ragazzi, ecco, questi erano i prodotti. Ah, no, ho ordinato due maschere della linea Logona, eccole qua. Una purificante, una, cioè sono due monodosi, eccole, le vedete. E un'altra bilanciante, eccole qua. Allora, questa, una l'ho pagata, non so quala, delle due, beh, una 2,79 euro e una 2,99 euro, adesso non mi ricordo quale delle due costa uno o un altro. Allora, poi mi hanno dato in omaggio, perché ho fatto l'ordine, cioè avevo ordinato un prodotto della linea Pure Skin Food, appunto, la loro maschera rossa. Questa è la maschera rivitalizzante rossa di Pure Skin Food, appunto, e è sotto forma di polvere, vedete? Penso che ci farò un paio di volte, al massimo tre, non so, forse due. Va miscelata e va applicata sul viso. È una maschera rivitalizzante, antirughe e allo stesso tempo anche assorbente. Mi incuriosisce molto, infatti non vedo l'ora di provarla perché forse se mi piace prenderò anche la full size. I campioncini che ho ordinato io, allora la crema mani di Almanuca di Dr. Organic, che mi piace tantissimo. Crema corpora Soda Lift di Domusale Toscana e la crema corpo Lipodrena Lift di Domusale Toscana. Io utilizzo sempre, cioè mi faccio arrivare sempre questi di campioncini perché mi piacciono, sono prodotti che già conosco. E bene, ragazze, questi erano i miei prodotti. Ditemi voi se conoscete questi prodotti, se avete qualche consiglio da darmi al riguardo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!